Bentrovati cari amici di Globus Television, Antonella Guglielmino. Altra puntata di Faccia a Faccia. Oggi ho due giovani donne imprenditrici che fanno della loro impresa qualcosa di internazionale. L'internazionalizzazione delle imprese oggi è molto importante, questo punto. Oggi qui con noi ho Francesca Filippone, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi dell'invito. E la catanese Ambra Schiliro, grazie. Grazie. Allora, spiegatemi un po' come nascono le vostre aziende e come si chiamano, Ambra. Allora, io ho un'azienda di marketing, sono una giornalista e ho un'azienda di marketing e ufficio stampa che si chiama Social Cloud. Ci occupiamo fondamentalmente di fashion ed enogastronomia, diciamo legata a tutto il mondo, chiaramente col focus di marketing e ufficio stampa in Cina. E a inizio dell'anno prossimo aprirò una sede in Sicilia per fare la stessa operazione, sempre legata fondamentalmente alla Cina. Poi ti chiedo perché la Cina, proprio subito dopo, quando nasce la tua azienda e perché? La mia azienda è nata nel 2012 da un sogno di fare qualcosa che volevo creare e che era troppo difficile fare fuori da un altro paese. La mia è una società di consulenza per le aziende di food and beverage, quindi enogastronomia e fashion, per sviluppare il mercato asiatico, principalmente quello cinese. Quindi il brand cinese? Il brand italiano in Cina. Benissimo. Perché in Cina? Proprio la Cina? Bella domanda. Per una pura coincidenza. Sono arrivata 7 anni fa per una purissima coincidenza. È una storia un po' bizzarra. Ho guardato un film. Ero nel salone di casa mia. Ho guardato questo film. Ho detto guarda che bei paesaggi eccetera. Sono andata in mia e ho detto bah, mi trasferisco in Cina. Contemporaneamente quell'anno comunque c'è stato l'Expo. Io all'epoca collaboravo per Glamour e per lei del Corriere della Sera. E quindi loro mi hanno richiesto di... hanno accolto bene questa cosa, addirittura mi hanno dato una sezione dalla Cina che ho coperto settimanalmente per entrambe le testate, e fondamentalmente prima sono arrivata a Pechino e poi a Shanghai, e da là non mi sono più mossa. Ti sei innamorata un attimo della Cina? È il paese dei sogni, in cui i sogni diventano realtà. Se uno si sbraccia è il paese dove i sogni diventano realtà. Senti, una cosa che mi ha detto, che mi ha colpito mentre eravamo a telecamere spente, che qui in Italia abbiamo una percezione dei cinesi diversa di quello che in realtà è. Perché? Allora, beh, io parlo in maniera molto profana e poi la persona che è laureata in cinese può parlare meglio sicuramente di me. La percezione che noi abbiamo del cinese è uno stacanovista che lavora 24 ore su 24, che è dei prodotti cinesi quello che abbiamo, per esempio il cibo che arriva in Italia, questo cibo tipo il gelato fritto e queste cose qua, e stessa maniera come tutti i prodotti da 1 o 2 euro che arrivano in Italia, quindi noi abbiamo questa percezione del prodotto a basso prezzo, a basso costo e a bassa qualità. In realtà la Cina non è questa. Innanzitutto spattiamo il mito che i cinesi lavorano 24 ore su 24, perché non è vero, soprattutto nelle grandi città non è semplicissimo, sono come noi, voglio dire, non è facile che lavorino particolarmente tanto. E dopodiché, per quanto riguarda i prodotti, onestamente, innanzitutto il cibo che arriva qua non è il cibo che si mangia in Cina. Sfatiamo anche quest'altro di mito, perché il cibo che arriva qua, con sincerità, per quanto a qualcuno possa piacere, non è cibo cinese. Il cibo cinese è straordinario ed è assolutamente un'altra cosa rispetto a quello che arriva qua. E dopodiché, per quanto riguarda i prodotti, la realtà dei fatti è che la Cina ha dei grossissimi brand di altissima qualità, uno dei quali per esempio il fashion è Shanghai Tang, che ha addirittura dei negozi a Parigi eccetera, ma che sono dei brand che onestamente sono poco conosciuti, che non arrivano qua, così come nel resto del mondo è più facile che arrivino appunto questi brand di basso livello rispetto a brand importanti con materiali importanti, con di ottimo fatturato e di prezzi molto alti. Quindi la Cina non è un paese low cost. Decisamente no, decisamente no. Tu invece, quando hai iniziato a innamorarti del cinese, ti sei laureata in cinese? Sì, io mi sono innamorata prima di tutto della lingua cinese. In realtà il mio progetto in Cina, che è iniziato con Unilever 12 anni fa, era di 6 mesi per rientrare in Italia. E la Cina però è molto rapida, corre, 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 quindi 6 mesi sono diventati 6 anni e la
possibilità di veder crescere così in fretta un mercato e di vederlo così cambiare, mentre noi purtroppo rimanevamo stabili, fissi, mi ha tenuta alleata al paese. Oggi noi come azienda stiamo portando le più grandi aziende di food and beverage italiane in Cina. Lavoriamo con Amaro Lucano, lavoriamo con Fabri, con Cremonini, con grandi gruppi. Io sono una ragazza di 35 anni, laureata e che si è fatta la gavetta da sola e che oggi parla direttamente con i centri direzionali di alcune tra le più grandi società italiane. In Italia non avrei mai potuto alla mia età farlo. La Cina è anche questo. La Cina ti dà la possibilità di realizzare un sogno? Se lavori puoi fare quello che vuoi. Questa è una grande verità, quindi se si lavora si raggiungono dei risultati. Cosa succede domani pomeriggio a Sant'Agata degli Battiati? Avremo una conferenza in cui spiegheremo appunto il progetto che stiamo cercando di fare in Italia, perché loro, vabbè, Francesco ora dirà, loro hanno già un progetto attivo in Italia, io sto per aprire appunto in Italia a inizio dell'anno prossimo e il progetto è sempre quello di... E quindi domani spiegheremo alle persone che verranno come funziona la Cina. Per quanto riguarda il mio punto di vista, parlerò della comunicazione e del marketing, che è completamente diverso rispetto all'Italia. Cosa cambia rispetto all'Italia? Potrei scriverci su un'enciclopedia. No, è molto diverso, sono i canali comunicativi e sono molto diversi, anche il metodo di fare comunicazione. Come diceva Francesca prima, a 35 anni anche io non avrei mai pensato in Italia di potermi sedere con il presidente di questo o di quest'altro a parlare, perché sarebbe veramente molto complicato da fare qua in Italia, mentre là le porte si aprono abbastanza velocemente, che uno sia il presidente della Repubblica o uno studente non cambia granché. E questo dà molto il senso di quanto anche diversa sia il tipo di comunicazione. Perché certo, è molto più immediata, molto più veloce ed è molto più facile raggiungere le persone sotto alcuni punti di vista. C'è da dire anche, tra l'altro, che la differenza di comunicazione è legata pure al fatto che la Cina fa 1.600.000.000 di persone. Diciamo, quindi c'è una sono, di più, ecco. Arrivare a tutti non è, diciamola così, non è se io vado con un pacchetto di lupini in Cina e glielo propongo a un cinese, come qualcuno potrebbe pensare, allora domani mattina qualcuno lo acquista. Perché i cinesi innanzitutto hanno buon gusto, perché sono arrivate tante marche straniere, eccetera, eccetera. Certo. Quindi è molto diverso da quello che si aspetta, che stiamo arrivando al terzo mondo, uno dei paesi più industrializzati al mondo. Certo. Shanghai, tra l'altro, è molto più avanti. Quindi le forme di comunicazione e marketing, che purtroppo in Italia vengono sottovalutate parecchio, eccetera, in Cina l'ufficio stampa è necessario e fondamentale. Ripetilo, l'ufficio stampa è fondamentale. È vero, ecco. È vero, ed è veramente difficoltoso da farlo comprendere qua in Italia quanto importante sia. E non riesco a capire onestamente il perché è la cosa più ovvia e evidente. Se le persone non lo sanno, come fanno ad acquistare qualcosa, come fanno ad acquistare un prodotto, ad andare in un posto se non c'è qualcuno dietro che lavora per loro e gli fa un'operazione in ufficio stampa e marketing. Quindi, sì. Quindi spiegheremo tutto questo, io dalla mia parte e lei, vabbè. Mentre tu, il tuo progetto in che cosa consiste? Il nostro progetto è per l'ingresso di queste nuove marche sul mercato cinese. E perché ci siamo unite con Ambra? Come vedete, lei è un'ottima collega e una grandissima comunicatrice. Quindi il nostro lavoro, che è molto complesso perché implica lo sviluppo e l'insegnamento al cliente italiano di che cos'è entrare nel mercato cinese, quindi la preparazione di documentazione molto complessa, le strategie di mercato, i canali per entrare, dove vendere il proprio prodotto, e dal mio canto io ho bisogno del supporto di un'azienda che faccia conoscere che cos'è il prodotto. È come dire se io le volessi vendere un paio di bacchette e gliele metto in Italia, chi mi compra un paio di bacchette se non sa cos'è? Però certo, queste bacchette, se diventano qualcosa che uno deve avere perché sono importanti, perché per mangiare questo determinato cibo devi avere le bacchette, allora tutti le vogliono. Strategie di marketing, e-commerce e distribuzione del mercato cinese. Abbiamo detto poc'anzi che il mercato cinese che abbiamo qui in Italia è totalmente diverso da quello che c'è in Cina. Ecco, come cerchi di fare comunicare le due cose? Come cercherai di fare comunicare le due cose? Avrò un PPT, insomma, ripeto, per parlare di comunicazione in Cina seriamente ci vorrebbe un'enciclopedia intera. Domani farò un breve quadro di qual è, diciamo, la situazione, di qual è attualmente il mercato in Cina e quali sono le tecniche
diciamo, standard di ufficio stampa e di marketing. Dopodiché, ovviamente, a chi sarà interessato lo spiegherò di più, lo spiegherò in maniera più approfondita. Purtroppo, ma questo in tutti i paesi del mondo che sono al di là della Cina, perché la Cina ha tantissimo come comunicazione simile all'America, però ha anche tantissimi altri canali che non sono simili all'America. E mi rendo conto che per una persona che non è né del settore e che non vive in Cina è molto difficoltoso comprendere, anche se ha vissuto in America, certi canali che la Cina ha e che il resto del mondo non ha. Allora ti faccio un esempio, qua in Italia, comunque in Europa, utilizziamo moltissimo, anche noi che facciamo comunicazione, facciamo uffici stampa, utilizziamo moltissimi social network, cosa che non si può fare assolutamente in Cina. In Cina esistono dei canali per oltrepassare le barriere, soprattutto esiste una rete di social network che sono cinesi, che sono le alternative cinesi ai nostri mezzi di comunicazione, e questi mezzi sono e devono essere conosciuti e presentati ai clienti, perché sono il segreto del mercato, delle vendite, eccetera. Certo. Tu con la lingua come ti sei organizzata? Perché Francesca Francesca parla il cinese meglio di un cinese, bene. Giuro, non è infatti uno scherzo. Parla male l'italiano. Non è vero. No, vabbè, io parlo in inglese, no, lo parlicchio il cinese, però vabbè, no, il 90% del mio team parla l'inglese. Poi noi facciamo un lavoro molto diverso, mentre lei comunque parlando con distributori, eccetera, ha anche una necessità di parlare il cinese, eccetera. Io non ho questa grandissima necessità, perché comunque basta poi un copy editor cinese per scrivere comunicati stampa e articoli in cinese, quindi quella parte non è ancora ok. E la maggior parte dei miei clienti, con onestà, sono clienti stranieri. Pochi italiani, sempre per il fatto che non ci credono, ma non scherzo, ho multinazionali come clienti e non sono italiani. Chissà perché. Come vi siete scelte, Francesca? L'ho vista una sera camminando per Shanghai e mi sono innamorata del suo meraviglioso viso. No, a parte gli scherzi, noi abbiamo iniziato a collaborare su un progetto, quello dell'Amaro Lucano, per il lancio della Lucano. Ci siamo trovate bene, abbiamo un modo simile di lavorare e ci siamo date quello che ci serviva e quello che ci mancava nelle due realtà. Quindi la parte consulenziale è molto più teorica, molto più rigida, molto più deve essere molto schematica e molto step by step. La parte di comunicazione deve essere qualcosa che implica il modo di utilizzare il colore, le parole. Ma poi ci sono le public relations, esatto, molto spesso, quindi ci siamo trovate bene a collaborare e da lì è partito tutto. Poi, come ti dicevo, puntiamo sulle donne, sui giovani, sul riuscire a far lavorare una parte di mondo che si vede molto in difficoltà oggi nel nostro mondo italiano, purtroppo. E adesso che succede? Dopo giorno 8? Lei rientra a Roma e poi ritornerà in Cina. Io incontrerò alcuni imprenditori qua e dopodiché rientro in Cina il 15 di novembre, e poi allora, il progetto Social Cloud proseguirà anche in America, quindi inizio gennaio andrò in America per un mese per dare un'occhiata, nella speranza che lei mi accompagni e per quanto mi riguarda, per dare un'occhiata a sedi eccetera, perché abbiamo come progetto quello di aprire nel 2018 in America. Poi rientrerò in Italia a marzo per aprire ufficialmente questa sede qua, che dovrebbe appunto fare da tramite per quanto riguarda solo la comunicazione e il marketing tra l'Italia e la Cina, mentre loro un'azienda in Italia già ce l'hanno. Noi abbiamo due sedi in Italia, già Firenze e Milano, dove lavoriamo già da 10 anni, quindi proseguiremo con queste sedi, avremo le nostre 3 sedi per coprire le 3 aree del paese. E speriamo di anche noi continuare ad espanderci con il progetto 2019 Giappone, 2020 Corea. Anche la Corea? Sì, anche la Corea. Avete dei progetti ambiziosi, io mi auguro che insomma si concretizzino, perché è bello che due donne giovani siano imprenditrici di se stesse e diano speranza a chi oggi qui in Italia cerca in maniera difficile, affannosa e anche di più a trovarsi un proprio spazio, specialmente nel mondo della comunicazione. Cosa vuoi aggiungere?
che se fosse facile il mercato cinese accoglierebbe tutti. Negli ultimi incontri che abbiamo avuto ci sono state chieste di portare imprese a costo zero. Se noi potessimo aiutare tutti ci farebbe un grande piacere. Purtroppo l'ingresso in un nuovo mercato è veramente complesso ed implica un investimento di un medio-lungo termine, vuol dire minimo 2-3 anni per avere dei buoni risultati. È un investimento anche economico. Se ci ascolta qualche imprenditore, suggerisco di ricercare attraverso camere di commercio, comuni, eccetera, i bandi europei, i bandi regionali, che danno numerosi fondi alle imprese per poter investire all'estero, espandersi all'estero. Non vengono conosciuti, nessuno li conosce, ma ci sono questi soldi, perché non utilizzarli? Certo, invece tu Ambra cosa vuoi aggiungere? No, vorrei proseguire il suo discorso perché purtroppo questa è stata una delle piccole delusioni che abbiamo avuto in questo viaggio, diciamo qua, nel parlare con diversi imprenditori. Purtroppo quello che non viene visto oggi è che per aprire un mercato, soprattutto la Cina, che è molto più complicato tra l'altro di tanti altri mercati, c'è necessità di un investimento che non necessariamente deve essere chissà che tipo di investimento, ma deve essere fatto un investimento per riuscire e riuscirla a vedere a lungo termine con ampie vedute tutto quanto, perché ripeto, la Cina è un mondo completamente diverso da quello che noi conosciamo. E ancora una volta, il cinese non gli si può portare un sacchettino di caramelle e dirgli assaggialo, ah sì, allora siccome italiano lo compro, perché non funziona così. Forse 20 anni fa, ma nemmeno forse 20 anni fa funzionasse in questa maniera. Non funziona da nessuna parte. Esattamente, cioè c'è tutto, loro hanno un allato di operazioni che sono legate anche a rietichettature, eccetera, controlli doganali, eccetera, che è incredibile. E dall'altro lato il cinese, se il prodotto non lo conosce, a meno che uno non è Prada, e quindi Prada è conosciuto in tutto il mondo, necessita di comunicazione. Perché la gente lo acquisti, perché certo. Il cinese è molto selettivo, preferisce prendere un aereo e venire in Italia per andare a fare un acquisto in questo momento, piuttosto che prenderlo in Cina, perché costa tra l'altro molto di più rispetto che prenderlo qua. Anche perché dobbiamo dire che la Cina ultimamente, essendo un paese così industrializzato, è il nuovo paese del mondo dei ricchi, insomma, sì. Così come la Russia, quindi come hai detto tu c'è molta più selettività e più richiesta. Mi ricordo che quando ho fatto l'intervista a Mario Boselli, il presidente della Camera della Moda di Milano, mi disse: voi non avete idea cosa sta succedendo in Cina, il mercato del fashion, come si sta aprendo, perché inizialmente, ditemi se ho ragione, là si andavano le aziende, delocalizzavano le loro aziende qui in Italia solamente per quanto riguarda la manifattura, invece adesso stanno aprendo proprio. Decisamente. È decisamente così, sì, ma il mondo è completamente cambiato. Tutti i grandi brand sono presenti sul mercato. Certo. Il consumatore finale cinese, se parliamo di moda, ha citato la moda, oggi va di più alla ricerca dell'unicità. Non più soltanto il grande brand, però questa unicità deve essere fatta conoscere. Abbiamo alla settimana della moda di Milano, sì. La massima presenza di visitatori stranieri viene oggi dalla Siena. Al Vinitaly, non so se avete visto Alibaba, certo. E tutto quello che il nostro governo sta facendo verso la Cina. L'Italia sta prendendo piano piano di nuovo parte a questo grande sistema, però è un mercato che va conosciuto ed affrontato nei giusti termini. Ma il mercato del lavoro è più basso rispetto al nostro? Oggi no, oggi gli stipendi sono molto alti, sì. Il cambio euro-renminbi, che è la moneta utilizzata in Cina, è molto favorevole, diciamo, per il renminbi si è molto apprezzato, quindi sempre meno aziende delocalizzano in Cina, sempre più cinesi acquistano in Europa. Sì. Ecco, quindi c'è un cambio. C'è un cambio di rotta. Sì, decisamente. Sarebbe il caso che noi comprendessimo questo. Poi comprendessimo soprattutto che la comunicazione fa bene. No, ma sul serio, ma soprattutto sul serio. In Sicilia abbiamo tantissimi gioielli, sul serio. Allo stato grezzo. Nascosti, che non vede nessuno, eccetera, chicche meravigliose che potrebbero essere assolutamente apprezzate solo se gli imprenditori che hanno avuto la creatività e la cosa di l'impeto, la passione di creare queste chicche pensasse
Ma andiamo a venderle adesso, cioè andiamo a fargliele vedere a un pubblico che le può acquistare. Viene un'idea così, avete mai presentato alle Camere di Commercio siciliane questo progetto? No, è una cosa che non abbiamo ancora fatto. Sì, esatto, abbiamo fatto finora tutto privatamente. Va bene, io ve lo consiglio, magari adesso si può aprire qualcosa, qualche strada. Va bene, allora in bocca al lupo a Francesca Filippone e Ambra Schilirò. La nostra intervista è finita, ci vediamo alla prossima, ciao, grazie. Grazie a te. Ciao, alla prossima. Grazie, buona serata.